Alfonso Pecoraro Scanio, stato ministro dell'agricoltura e dell'ambiente del governo italiano. Come ministro dell'agricoltura sono stato anche il primo ministro europeo ad andare in Iran, quando tra il 2000 e il 2001 abbiamo cercato di iniziare a riaprire sempre più un dialogo con un paese importante per la comunità internazionale. Questa iniziativa serve per mobilitare le coscienze e far capire qualcosa anche ai governi italiani, europei e mondiali di quanto è importante sviluppare un'economia a basso contenuto di carbonio, abbandonare un'economia basata sulle fonti fossili, il che non significa eliminare l'uso del petrolio, ma non utilizzare il petrolio per fare energia. Il petrolio è una risorsa nobile, lo dico a un paese che ha molte risorse petrolifere, che serve per una serie di cose che non si possono fare con il solare, ma invece l'energia elettrica si può produrre con il solare, la mobilità si può fare con le auto elettriche, quindi tutto ciò che si può fare utilizzando il petrolio senza emettere CO2 e quindi molte attività anche di alcune realtà della chimica che possono venire dal petrolio sono un uso nobile di una risorsa che è preziosa e che solo un'umanità abbastanza, come dire, inetta e ignorante può pensare di utilizzare ancora oggi per produrre energia. L'uomo di Galilea sta passando qui. Dove? L'uomo di Galilea sta passando qui. Non lo vedo! L'uomo di Galilea sta passando qui. Chi è? L'uomo di Galilea sta passando qui. Lascia che ti tocchi, lascia che ti tocchi. Lascia che ti tocchi e guarito tu sarai. Lascia che ti tocchi, lascia che ti tocchi. Lascia che ti tocchi e guarito tu sarai. L'uomo di Galilea sta passando qui. L'uomo di Galilea sta passando qui. L'uomo di Galilea sta passando qui. Chi è? L'uomo di Galilea sta passando qui. Gesù! Lascia che ti tocchi. Lascia che ti tocchi, lascia che ti tocchi e guarito tu sarai. Lascia che ti tocchi, lascia che ti tocchi, lascia che ti tocchi e guarito tu sarai.